Benvenuti a Civica, Biblioteca di Calenzano. Io sono Ilaria e in mia compagnia abbiamo Francesco Niccolini. Ciao Francesco. Buongiorno a tutti. Allora, Francesco è autore, faccio vedere, di questo bellissimo libro, Il lupo e la farfalla. Il libro è stato selezionato per la bibliografia del concorso Un'estate tutta da leggere 2020. Siamo alla decima edizione. È stato letto, molti ragazzi lo hanno letto e è stato anche recensito questo libro. Però prima, diciamo, per sciogliere un pochino il ghiaccio, prima di fare la prima domanda a Francesco, una piccola introduzione per quanto riguarda il libro, perché non tutti i ragazzi comunque lo hanno letto. Di che cosa parla questo libro? Parla di una relazione, di una bellissima e profonda relazione fra un vecchio e un bambino, fra il bambino e il suo nonno, che condividono un sentimento, una casa, tutti gli affetti. È una relazione importante, è una relazione che non è fatta di coccole, di baci e di abbracci. Questa persona è non abbastanza duro, però abbastanza severo. E questa relazione comunque è profonda, c'è un amore profondo che lega queste due persone. E il contesto, la cornice, diciamo, fa da contesto a questo racconto è il bosco. Che è un bosco descritto in una maniera veramente magica, meravigliosa, perché stupisce, perché nel bosco si possono fare tantissimi incontri, tante sorprese. Bisogna saperci vivere nel bosco, avere rispetto in quello che noi troviamo nel bosco, siano animali, sia vegetazione. Abbiamo trovato, noi bibliotecari, questo libro e per questo l'abbiamo scelto, un libro di facile lettura, ma di significati molto importanti. E io volevo chiedere a Francesco quanto c'è di personale nel racconto che lui ha fatto in questa storia. Ah, di personale c'è il mio amore per le foreste, per i boschi, Si per la capisce. montagna, che è enorme e sempre più grande di anno in anno. E, la montagna che io uso e descrivo nel romanzo è una montagna precisa che io frequento da 10 anni in Trentino. Un paese piccolo, 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 che è esattamente piccolo come quello raccontato, con due microscopici negozi e basta, poche case, un arco, gli orti e dietro un ponte che porta direttamente nella foresta. Ed è vero pietra dopo pietra, curva dopo curva, albero dopo albero, compresa anche la Santa Lucia, la fresca di Santa Lucia che utilizzo nel racconto. E, per il resto, né il nonno né il bambino sono biografici, autobiografici, anche se per certi versi c'è qualche cosina del mio nonno paterno, perché pare che quando ero piccolo piccolo camminavamo come fanno il bambino e il nonno, cioè uno davanti e uno dietro, tutti e due con le mani dietro la schiena. E poi diciamo che come il bambino vede nel nonno uno degli ultimi lupi sopravvissuti, ecco, io un pochino mi sento in quel modo lì, ecco, un lupo solitario che in qualche modo ancora sopravvive. No, è bello perché tu ci accompagni comunque a fare un percorso, un sentiero nel bosco, cioè leggendo questo libro, anche io sono un amante della montagna, cioè mi sembra di seguire un sentiero e di arrivare veramente in questa vallata piena di farfalle, quindi in qualche modo ci guidi e si vede e si ascolta nelle tue parole proprio che c'è una passione per la montagna, quindi per rispetto anche della montagna, questo è molto bello. Per quanto riguarda la narrativa, tu sei uno scrittore, ma sei anche tanto altro, e dopo magari approfondiamo anche l'altra parte della tua professione. Per quanto riguarda lo scrittore, tu quali sono stati i libri che hai letto da ragazzo e che ti sono rimasti nel cuore? Che cosa hai letto, le tue letture preferite di quando eri giovane e quale lettura potresti consigliare ai ragazzi oggi, anche di quelle classiche che tu hai letto? Ma io ho fatto le letture classiche che si facevano da ragazzo, penso, per cui molto Salgari, Giulio Verne, però ho avuto poi la fortuna di
incontrare presto la grande narrativa, da Ignazio Silone a Cesare Pavese, che io leggevo a 13-14 anni, e per me sono stati compagni di viaggio fondamentali della mia vita, fondamentali della mia crescita, della mia adolescenza. Posso dire che poi, ecco, ma molto più grandicello, ho esploso un grandissimo amore per Jack London. Sia i grandi romanzi, quelli famosi per l'infanzia, per cui Zanna Bianca, Il richiamo della foresta, ma anche, e forse a questo punto soprattutto, i racconti dello Yukon, che secondo me sono assolutamente un capolavoro strepitoso. Grazie per questi suggerimenti, grazie. E adesso invece che lettore sei? Cioè, sei un lettore che lo stai, diciamo, durante tutta la durata del mese, dopo mese, oppure soltanto in vacanze leggi? Ci sono dei momenti che preferisci leggere, momenti che leggi tanto, momenti che leggi poco? Com'è il tuo rapporto con la lettura? Ma diciamo che io passo la mia giornata a leggere e studiare. Io mi ritengo fortunato perché sono un eterno studente. Per fare il mio lavoro non posso che continuare a studiare. E questo da una parte è bellissimo, dall'altra però è anche una catena. Nel senso che, come dire, la maggior parte delle volte non sono io che decido che cosa leggere, ma è il mio lavoro che mi impone delle letture. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, sono sempre delle letture, bellissime, importanti, però diciamo, ecco, che raramente sono libere. Però io leggo tantissimo perché baso il mio lavoro sempre sistematicamente sullo studio, sulla conoscenza, sull'incontro. Per cui che si tratti di biografie, libri di storia, romanzi, testi teatrali o qualunque altra fonte, passo tantissimo tempo a leggere e studiare. Poi capita di tanto in tanto, ma è abbastanza raro, che mi prenda qualche giorno o qualche notte per leggere qualche cosa soltanto perché mi va. Però devo dire che è abbastanza raro. L'ultimo caso è stato questo romanzo bellissimo di Remo Rapino, Vita, Morte, Miracoli. Non mi ricordo mai lui come si chiama. Di Napoli, di Liborio, Liborio. Liborio Bonfiglio. È bellissimo, anche secondo me è uno sgrammaticato perfetto quel libro. Cosa ne pensi? Per me è un libro bellissimo, che tra l'altro ho anche ascoltato come audiolibro, Ah, di Giuffoni? fatto da Fabrizio Gifuni, e devo dire che mi è sembrato assolutamente un capolavoro nel capolavoro. Noi infatti lo abbiamo acquistato adesso, la versione diciamo audiolibro, letta appunto da Gifuni. Il libro ovviamente era un candidato strega, è stato candidato, poi ha vinto il premio Campiello. Io l'ho adorato, ma cioè, non tutti concordano perché il fatto che sia un po' sgrammaticato, a me, cioè, tutte queste definizioni, che però fanno parte del personaggio, è lui. Esatto, Lui. è la lingua rozza di questo Liborio che cresce, che povero e poco più che analfabeta, per cui non può certamente parlare come il figlio di un notaio. Sarebbe stato ben poco credibile se si fosse espresso in italiano aulico. Io ho trovato un libro bellissimo, un romanzo bellissimo, interpretato nell'oralità in maniera geniale, strepitosa, da un grande attore come Fabrizio Gifuni. Concordo, concordo veramente. Senti Francesco, ti faccio una domanda a proposito di numeri. Hai un numero fortunato, un tuo numero?
Ti faccio questa domanda perché leggendo e ritornando al lupo e la farfalla, nel libro, c'è un numero che spesso ricorre, quindi mi sono chiesta, approfondendo questa lettura, ma è un numero a caso quello che viene fuori o è un numero che per te ha un significato particolare? Ma guarda, in realtà è il numero di una filastrocca, questo 7 volte 7 fa parte, è proprio una filastrocca. Ah, proprio. Sì, una vecchia filastrocca. Il romanzo in realtà è figlio di uno spettacolo che io ho fatto, che ho scritto tanti anni fa, che si chiamava La Grande Foresta, e già nello spettacolo c'era questa filastrocca. Per cui, no, io diciamo che non, diciamo che da bambino amavo molto il numero 2 e poi mi è rimasto un po' d'affetto per questo numero perché, come dire, diciamo di solito io lavoro con grandi attori perché la mia prima attività è il teatro, per cui, come dire, mi sono ritagliato uno spazio da numero 2, non sono mai la star sotto i riflettori, sono quello che lavora un po' dietro. Per cui mi sembra che il 2 anziché l'1 sia il numero giusto per me, insomma, ecco. che mi permette di stare abbastanza nell'ombra e fare il mio lavoro. Poi io sono uno che non frequenta i salotti, che non si mette in mostra in nessun modo possibile e immaginabile, perché evidentemente la mia natura ha trovato la tua dimensione. Però diciamo anche che ora non ho, da un punto di vista della numerologia, un numero che mi illumina particolarmente. Ma io, non conoscendo il ritornello, quindi appunto 7 volte bosco, 7 volte prato. E poi il fatto di doverlo ripetere per 7 volte, poi nel libro 7 giorni assente per malattia, non vado a scuola, di questo 7 vero, magari il 7 è un numero, diciamo, fortunato di Francesco, no? La filastrocca viene dal passato, perché era una filastrocca esistente e piaceva così ed è rimasta così. Senti, un altro aspetto del tuo lavoro che mi piacerebbe un po' approfondire, appunto se sei autore, quindi scrittore, però sei anche tanto altro. Ora, noi a Firenze, tu non sei di Firenze. Io vivo a Livorno, ma sono nato ad Arezzo e ho studiato a Firenze, per cui diciamo... Tu sei toscano. Mia madre è lombarda e io sono veramente un cittadino del mondo, io mi reputo un senza fissa dimora che però da 20 anni ha libri vestiti e Livorno. Il discorso è questo, a Firenze, tu lo conosci benissimo, ma magari non tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando conoscono, abbiamo un delizioso teatro che si chiama Niccolini, teatro storico, piccolo, ma molto importante, che è proprio a due passi, dal Duomo, da Piazza Duomo, in via di Casole. E questo teatro si chiama Niccolini, quindi si chiama come te. E Niccolini era una persona che è vissuta tanto tempo fa, perché è nato a fine 1700, e era un drammaturgo. Sì. Quindi io dico, cioè, stesso cognome e stessa professione te e lui. E al riguardo di questa professione, oltre a scrittore, tu sei anche sceneggiatore e drammaturgo, se puoi spiegare ai ragazzi che cosa fa uno sceneggiatore, forse drammaturgo, forse è più facile intuirlo, cioè in che cosa consiste il tuo lavoro, brevemente. Ma guarda, allora, a parte che a me questa parola da raccontare ai giovani, drammaturgo, mi sembra sempre strana, perché mi sembra una parola oscura. È anche un po' sinistra. Ma il drammaturgo si occupa delle forme del racconto, per cui cerca di trovare una forma, la forma giusta per un racconto. E in teatro questa cosa è fondamentale. Ogni volta che io mi metto a scrivere, a preparare uno spettacolo, io prima ancora del regista e degli attori devo immaginarmi come potrà essere quello spettacolo, cioè quale sarà la forma, cioè quello che gli vedranno gli spettatori.
Il drammaturgo deve cercare quella forma e le parole per riempire quella forma. Lo sceneggiatore come dice la parola, è quello che riempie le scene poi di parole. Il mio lavoro è fatto della somma di, come dire, di una serie di azioni che si susseguono sul palcoscenico e che noi normalmente dividiamo in scene, come nel film, come nei film, e io parto creando una scaletta di scene, di situazioni, poi mano a mano che ce l'ho sempre più chiara, poi riempio questa scaletta con i dialoghi che mi permettono apposta di andare a scrivere il copione che mi serve o per lo spettacolo o per il film. E questo, diciamo, ecco che è il grosso del mio lavoro. Poi, secondo me, il drammaturgo, come dire, ha anche una funzione speciale. Io mi reputo più un sarto, su misura, uno che, conoscendo le persone con le quali lavora, cerca di costruirgli addosso il vestito migliore possibile, che non vuol dire il più bello in astratto, Più adatto. quello che sta addosso nel modo migliore a quei corpi lì, a quel tipo di attore, a quel tipo di recitazione che cambia da attore a attore. Per cui probabilmente io alcuni testi che ho scritto per certi attori, se li dovessi riscrivere ora per altri attori, e mi è capitato, non userei quel testo che avevo già scritto anni prima per il vecchio attore, ne scriverei uno nuovo, più o meno nuovo, per questo secondo attore che vuol fare il mio spettacolo. Perché mi piace così, penso che sia veramente fare un'opera su misura per i corpi, le voci, i comportamenti, i caratteri degli attori che li portano in scena. Perché magari tu stai anche prevedere, cioè immagini anche quello che possa avvenire, cioè hai già un'idea comunque. Sì, ma soprattutto capita che, conoscendo gli attori con i quali lavori, come dire, ne usi anche pregi e difetti, meccanismi, relazioni, e questa cosa cambia a differenza degli attori che usi. E questo è, secondo me, molto legato al lavoro del drammaturgo. Comunque è un lavoro creativo, comunque, perché uno pensa, lo scritto un autore, scrive un libro, nel momento in cui la scrittura è qualcosa di molto creativo, che crea dei personaggi, una storia, un'ambientazione per loro. Però nel tuo lavoro, anche comunque essere lo sceneggiatore, anche dare parola alle persone, anche quello è un lavoro molto creativo. Sì, Quindi, diciamo, per me cambiano sempre le modalità, però ecco. scrivere per il teatro, per il cinema, per la radio o un romanzo è sempre, per bambini, per adulti, un libro illustrato, un album, per me è sempre il grande piacere di poter provare, di trovare le parole giuste per quella storia o quell'altra. Comunque sei una persona che veramente scrivi moltissimo e anche in una dimensione molto, molto allargata, perché dal fumetto anche addirittura per Guarda, la radio, sì, a me piace fai moltissimo dei la radio. programmi anche radiofonici. Ho fatto, non continuativamente, ma sia per la radio Italia Rai 3 che per la radio Svizzera, ho fatto dei testi per dei documentari. Ma guarda, la questione è che a me proprio piace sperimentare tutte le forme possibili dello scrivere, e ho fatto la scelta tanti anni fa di non fare niente altro. Io non dirigo un teatro, non ho una compagnia teatrale mia, non ho mai voluto far parte di una struttura per cui non ho impegni né altri tipi di guadagni. Ho questa mia totale indipendenza e la scelta di cercare di mettere a disposizione le mie parole di artisti diversi. Già comunque ti hai iniziato questa esperienza da giovanissimo, perché avevo letto che ad Arezzo, nella sua città, dopo più di 20 anni, non potendo diciamo, esercitare in un teatro stabile per tutte le condizioni che dettavano, eccetera, hai creato un festival che eri giovanissimo.
Beh sì, erano anni veramente diversi. Quanti anni avevi, scusa? Pochi. Come? Quanti anni avevi quando? Allora, il primo festival credo di averlo fatto nell'89, perché avevo 24 anni. E, sì, lo so, ora sarebbe Bellissimo. impossibile. Sì. Ma ho avuto da una parte la fortuna poi di lavorare con persone più grandi di me, con le quali però avevamo trovato un bel equilibrio, e dall'altra che erano anni completamente diversi, per cui c'erano meno regole, più soldi, più incoscienza, più fiducia, e probabilmente anche, sembrerà strano, anche un po' meno di politica, cioè c'era più, come dire, la possibilità di fare esperimenti puri, insomma, ecco, non già intossicati dalla politica, perché se fosse stato così non avrei avuto nessuna possibilità, come non ce l'ho ora se c'è di mezzo la politica, perché io ho fatto delle scelte sempre da lupo solitario, per cui se c'è di mezzo la politica, se ci sono di mezzo i partiti, le lobby, gli amici, gli amichetti, gli amici degli amici, ecco lì, ecco, io lì non ho mai spazio. Però a volte sì, diciamo, me ne dispiace perché vedo che nelle circostanze, diciamo, importanti, quelle dove ci sono i soldi, dove ci sono i grandi mezzi, c'è sempre qualche furbetto che passa avanti, però la mia indipendenza, la mia libertà continua a sembrarmi un bene impagabile rispetto. Sì, per me è molto importante, non devo favori a nessuno, posso sempre camminare per strada a testa alta e senza paura di trovare qualcuno che mi dice: ti ricordi quando ti ho fatto quel favore? Ecco, me lo devi restituire. No, nessun favore. Bene questa cosa. Senti, mi è venuto in mente un'altra cosa. Per quanto riguarda il lockdown, che in parte lo siamo, ma più che altro in riferimento al periodo veramente dove tutti eravamo a casa, era marzo, aprile di quest'anno, tante abitudini delle persone sono cambiate, però a questo punto forse mi hai già risposto prima, cioè tu essendo uno, diciamo, uno studioso, perché comunque la tua giornata ti cattura molto la lettura, è uno studio quello che tu fai, è un piacere ma anche uno studio. Quindi, nel periodo della chiusura totale, del lockdown, è cambiato qualcosa in te, nell'approccio, o Ma forse guarda, di tanto? no, invece per me è cambiato moltissimo, perché io non sono uno che sta mai lunghi periodi chiuso in casa. Io sono uno che viaggia tantissimo, sia per piacere, proprio perché ho bisogno di stare il più possibile in montagna, nei boschi, che perché sono abituato a seguire il lavoro nei teatri dove lavoro. E per cui mi è cambiata totalmente la vita. Io diciamo, ecco, che mediamente se sto a casa mia 7-8 giorni di fila è un miracolo, e dopo 10 comincio a non poterne più di stare a casa, sono peggio di Ismaele, io ho bisogno di prendere il mare il più presto possibile, e per cui per me sia il primo che il secondo lockdown, per me è prigionia. Per me è una situazione faticosissima perché ora siamo, quanto è passato? Ormai un mese e mezzo che siamo bloccati e ne abbiamo passati altri tre. E per me tutto questo tempo senza poter viaggiare è una fatica immensa. Io non sono uno che studia cioè non sono l'autore nel senso letterario del termine. Sono uno che ha bisogno di stare sul campo a lavorare. Scrivo anche in teatro, ma scrivo molto nei caffè, nei treni, sugli aerei. Sono abituato a muovermi molto. Per me è una prigionia. Poi Questa è una prigionia. immagino anche per le escursioni, cioè poter fare delle escursioni in montagna, poter far scattare. Per me è atroce l'essere bloccato in una città è terribile. Limitante. Sì, molto. Cioè io sono uno che non ama i negozi, che non ama il passeggio,
per cui non mi interessa assolutamente stare in città più di tanto, insomma, ecco. Per me è un compromesso stare in città per una serie di motivi, ma la mia natura mi porterebbe a stare isolato nei boschi, per cui anzi in questo anno ho sofferto molto del fatto di non aver deciso in tempo di andare a vivere in posti di montagna. I posti di montagna soffrono meno il lockdown. Io ho amici cari che con dolcezza mi mandano fotografie delle loro escursioni anche in questi giorni meravigliose, cosa che invece per chi abita in città ed è, diciamo, rispettoso delle regole è impossibile. Una curiosità, tu parli di questa valle, nel libro parli di questa valle in cima al monte, dove anche nei mesi più freddi, le farfalle ogni giorno fanno l'apparizione. Ma tu l'hai vissuto una cosa del genere? Sì, c'è un Trentino dove ho ambientato, cioè dove ho preso, ecco, l'ambientazione della mia storia. C'è una montagna, si chiama Monte Amolo, che arriva a 1350 metri, non è neanche altissimo, però insomma abbastanza per respirare un'aria cristallina. E c'è tutta una parte di sentiero al sole, dove delle farfalle nere resistono praticamente tutto l'anno. Esiste sulle Alpi italiane apposta una tipologia di farfalla nera, proprio perché assorbe di più il sole, che non muore d'inverno, riesce a sopravvivere proprio perché grazie al colore nero riesce a trattenere sufficiente caldo per resistere. E sì, io ho presente benissimo alcune curve sempre assolate di questo sentiero che sale sul Monte Amolo, dove queste farfalle, di più d'estate, di meno d'inverno, però ti fanno sempre compagnia. D'estate Deve essere una cosa. è meraviglioso perché all'improvviso centinaia di farfalle ti volano intorno. Bellissimo. Importa andare a Rodi nel mondo delle farfalle, anche noi ce ne abbiamo di belle, le nostre montagne. Altro che. Bene. Senti Francesco, io tanto ti ringrazio tantissimo di questo scambio di idee, di questa chiacchierata che abbiamo fatto. E poi avrei una scaletta di domande precise proprio da porti. Bene. Sono qui. Allora. Allora, questa sezione della nostra intervista si chiama A tu per tu, tutto, non proprio tutto, quello che avresti voluto sapere sugli scrittori. Quindi domande precise e risposte molto rapide, proprio istintive, proprio dalla pancia. Va bene. Qual è la cosa che ti piace più in assoluto mangiare? Ah, io sono un cuoco. Ah, Per magnifico! cui ho un repertorio immenso di cose che mi piace mangiare. Il miele è tantissimo. Allora, puoi salvare solo uno di questi due libri da un grosso incendio che distruggerà tutte le copie rimaste al mondo. Cosa scegli tra Pinocchio o il Piccolo Principe? Porca miseria, è difficile Ne sarebbero rispondere. altre magari che te, però tra queste Ma due. sicuramente Pinocchio fino alla morte della fatina. Vabbè, in parte Pinocchio. Poi dopo, sai, il resto gliel'hanno fatto, cioè, come si dice, no? È stato frutto di scelte editoriali. La prima parte di Pinocchio, secondo me, è un capolavoro assoluto. Musica c'è nella sua playlist? Molto violoncello. Ti piacciono le serie TV? E se ti piacciono, qual è la tua preferita? No, uno scarso amore per le serie TV. Credo che si possa vivere benissimo senza le serie TV. La materia Se scolastica. proprio devo dirne una che mi è rimasta simpatica, è Fleabag, che è una piccolissima serie di poche puntate da 20 minuti, scritte, interpretate e dirette da un'attrice giovane inglese, una roba abbastanza strana, cattiva, politicamente scorretta, fuori norma.
da tutte le serie tradizionali e commerciali. Audace, trasgressivo. Sì, 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 molto. La materia scolastica che non hai mai sopportato o la cosa che quando andavi a scuola odiavi di più? Ma a scuola non odiavo nulla, all'università ho evitato accuratamente filosofia. Che libro hai sul comodino in questo momento? In questo momento sto leggendo di notte, perché quello che ho sul comodino, ciò che leggo di notte, è un libro su Darwin. Un piatto che sai cucinare e che ti viene bene, quindi tra i tanti, quello che ti viene meglio. Diciamo quello che i miei amici mi chiedono regolarmente è il filetto alla Wellington. Qualche componente di questa ricetta al volo? Il filetto alla Wellington ha bisogno di un filetto di carne, ovviamente, che devi rivestire di uno strato di crema di porcini e senape, la rivesti ulteriormente di pancetta e l'avvolgi nella pasta sfoglia, oppure come faccio io, perché a me piace molto fare il pane, in una sorta di pane però steso sottilissimo, e poi dopo cuoci tutto in forno. È una cosa molto lunga da preparare, ma buonissima. Ci vedo, una meraviglia. La città nel mondo dove vorresti vivere? No, io non vorrei vivere in una città, vorrei vivere apposta su una montagna, non in una città. Le città credo che siano un grande problema di questo pianeta. Cosa mangi a colazione? A colazione mangio frutta, cornflakes, pane, ricotta e miele. Una ricchissima colazione, sana, sana però. Caffè, alla fine caffè. Qui c'hai risposto, comunque la domanda la devo fare. Vacanza perfetta, mare, montagna, neve, città. Veramente non c'è dubbio. Montagna, ma quella non da turisti. Uh-huh. E magari vissuto anche in dei periodi che non sia proprio l'agosto dove tutti ci vanno, ma in altri mesi, in altre stagioni, in altri momenti. Esatto, esatto, fuori da tutte le norme del turismo all'italiano. Il tuo film preferito? Ma guarda, stasera riguarderò per l'ennesima volta uno dei miei film preferiti, uno solo è difficile dire, ma questo credo stasera è in assoluto uno dei miei preferiti, ed è Festen, di Thomas Vinterberg. Secondo me è un capolavoro assoluto. Grazie anche del suggerimento. Due giochi, giochi da tavolo, carte oppure giochi di ruolo, tra questi cosa preferisci? Nulla, nessuno dei quattro, ma neanche pagato profumatamente. Niente. La vita è troppo breve. Scusa? La vita è troppo breve per fermarsi, cioè io devo prendere, cioè se devo stare fermo in un posto leggo o studio, se no prendo e vado, ma i giochi da tavolo, i videogiochi, compagnia bella non fanno per me. Il tuo colore preferito? In certi momenti della vita il blu, in altri il nero, in altri il grigio. Okay. In questo momento, ora, adesso. D'inverno, vabbè, diciamo che venendo da un bel autunno in montagna, tutte le sfumature che vanno dal rosso al giallo delle foglie. Bellissimo. Francesco, la nostra intervista è finita. Io ti ringrazio veramente tanto, è stato ovviamente un piacere, veramente un piacere. Piacere mio. E tra l'altro, quando questa situazione si termina con tutti questi divieti, tutto questo fermo, eccetera, quando tutto andrà bene, a noi farebbe piacere proprio conoscerti proprio qui, ospitarti qui in biblioteca e fare una bella chiacchierata insieme a te. Volentieri, anche perché purtroppo ho dovuto bloccare un grande giro di biblioteche e scuole, perché il lupo e la farfalla ha incontrato la felicità di tantissimi giovani lettori, e stavo andando ormai veramente tanto spesso a fare delle chiacchierate sempre molto belle in tante scuole, in tante biblioteche, per cui
Quando saremo liberi verrò molto molto volentieri. Potremmo farti l'invito, con piacere. E tra l'altro il, appunto, il libro, Lupo e la farfalla, ha vinto anche un premio, cioè è stato Laura Orvieto. Ha vinto il premio Laura Orvieto l'anno scorso e quest'anno sarebbe, uso il condizionale, però finalista del premio Festa Ambiente, però è sospeso perché, visto che la giuria era fatta di bambini, ragazzini delle scuole, l'hanno sospeso, per cui non so che fine abbia fatto il premio. Sono nella triade finalista, ma non so. Sì, perché che siamo un po' tutti finiti. Ci rimarremo così. No, no, ma che il nostro concorso, grazie al quale abbiamo avuto il piacere di conoscerti, un'estate tutta da leggere, diciamo, il concorso di per sé è finito, perché noi abbiamo già fatto già la nostra scelta tra i candidati, insomma, tra concorrente, eccetera. Poi la premiazione, la vorremmo fare in presenza, perché non si può con dei ragazzi delle scuole medie certo, farla per fate video. Bene, fate bene, fate bene. Quindi noi regaliamo queste pillole di conversazioni con gli autori, almeno magari conoscano anche un po' dietro le quinte degli autori. Questa è una curiosità che fa piacere. E poi aspettiamo il momento migliore per poter celebrare in presenza. Guarda, chiunque sia il vincitore, speriamo che arrivi presto, il giorno in cui potrete dare il premio al vincitore, chiunque esso sia, ma vorrebbe dire che siamo tornati... Infatti. Essere umani liberi, per cui sarà un giorno bellissimo. Speriamo a primavera si possa fare. Speriamo davvero. Speriamo. Francesco, grazie veramente, è stato un piacere. Grazie a te, Ilaria, è stato un grande piacere anche per me.